Ma bella, 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 tutto bene? Oggi, ragazzi, daremo ufficialmente inizio alla mia nuovissima serie. Esattamente, ragazzi, siamo qui nella schermata principale di Minecraft e da come già vedete c'è un qualcosa che non va, ovvero che il vostro like ancora non c'è, quindi direi di rimediare, no? Non credi? Questa serie avevo intenzione di portarla con svantaggio e ho ancora intenzione di portarla con svantaggio, però purtroppo oggi è ammalata, quindi andremo noi ad avventurarci da soli, purtroppo. Siamo nel mondo e già lì vedo un villaggio e... E vabbè, damn! Dunque, da come avrete notato... posso fare parkour? Ok. Da come avrete notato, ragazzi, ci sono molte cose strane, ok? Innanzitutto, la generazione del mondo è customizzata. Abbiamo attualmente una minimap in alto a sinistra e penso che questa cosa ci servirà molto. Però sì, direi che... Partiamo molto male. Qualcosa mi dice che non dovrei stare qua. Direi di iniziare raccogliendo, come al solito, la legna. Però qua siamo in un villaggio, quindi penso che questo passaggio lo potremmo anche skippare, perché possiamo tranquillamente lootare le casse. E qui partiamo con gli smeraldi. Oh, così, diretti. Va bene, così. Allora, oh. Ho appena notato adesso che mi posso vedere i piedi. Cioè, praticamente vedo tutto il mio corpo. Abbiamo un elmetto in pelle. Ok, iniziamo così. Oh, piano piano, ragazzi. Sai una cosa, mi prendo pure il letto perché non si sa mai. C'ho del pane, cibo. Un'altra cesta qua. Cosa abbiamo? Lana nera, delle cesoie. Me le prendo. Io direi subitissimo di procurarci del cibo perché già sta scendendo la barra della fame. Ragazzi, un bel like per questa serie e per... Gravedigger. Oh! Come stavo dicendo, ragazzi, il vostro like è essenziale per il continuo di questa serie, perché io sinceramente la vorrei portare, vorrei vedere un po' cosa riesco a combinare. Fufi! Ma è già addestrato? Ma da chi? Da quando? Scusami, cioè, non offendetevi, mamma mia. Ok, qua vedo altro pane. Siamo ricchi oggi, Damn, ok. Tu credi nella gravità? Bro, per forza. Io, ragazzi, sono... Sì, ci credo nella gravità, tranquillo. Sarei molto curioso di esplorare quella navicella spaziale. Slender Book? No, ti prego. No, ti prego, no. Ma cosa mi stai dicendo così però? Puoi trovare lo Slenderman nella Slender Forest. Potrei anche trovare delle note sugli alberi. Potrei romperle per ottenere loot e premi. Però questo farà arrabbiare lo Slenderman ancora di più. Lo Slenderman comincerà a seguirti, ma ti basterà colpirlo e lui scomparirà per 15 secondi. Se raccoglierai tutte le 8 note, lui scomparirà per sempre. Dai, ma io veramente c'ho le missioni, c'ho le side quest, raga. Letteralmente c'ho le side quest. Questa cosa della mano che mi esce, è tutto strano. Il corpo che... Cioè, è strano per me. Oh, basta far parkour. Ho riloadato le shaders, non volevo utilizzare le shaders. Ah, comunque, fatemi sapere se sareste interessati a vedere un episodio con le shaders. Ma... Barrel booty? Ehi, booty significa qualcos'altro, eh? Abbiamo delle bacche, zucchero, glowberries, tutta roba... Altro pa... Oh, sto trovando un sacco di pa... Io non ho fatto nulla. Ah, avevi fame, scusami, è vero. C'ho il fieno in mano. Manco lo vedevo. Sto fatto che non vedo praticamente le cose che tengo in mano mi preoccupa, perché se dovessi andare a combattere, io dovrei letteralmente guardare sotto i miei piedi per vedere cosa c'ho in mano. Ah, fieno, ok, bene. Picchiamolo e niente. Ok, io però sinceramente sono ancora qua. Vorrei innanzitutto lootare questo villaggio per bene. Non so se effettivamente utilizzarlo come casa, però per... Anche tu hai fame? Oh! E vabbè però, ma perché ti metti dietro di me così, scusami? È sempre stato un sogno per me portare una serie di Minecraft, però non incentrata troppo sul vanilla, perché diciamo che il vanilla lo conoscono più o meno tutti. Diciamo che le cose sono sempre le stesse. Alla fine vai, scavi la legna, ti potenzi, arrivi a un certo punto in cui devi giustamente battere l'Ender Dragon, finisci il gioco, ti fai netherite e un sacco di altra roba, diciamo, che tutti voi conoscerete di sicuro. In passato portai una serie che purtroppo non andò bene, però è stata una bella esperienza. Wow! Damn! Disme a dozen. Non so cosa significhi, però mi ha ricompensato perché ho aperto 10 loot box. E queste sarebbero le loot box. Ora, io nel prossimo episodio vorrei portare svantaggio, ok? Però vorrei portarla in una posizione abbastanza croccante. Ovvero, non che lei debba partire da zero, giustamente, ma che possa effettivamente farsi un qualcosa con me. Che adesso possiamo andare in esplorazione, possiamo fare un sacco di cose nuove e così via. Anche perché è pieno di cose. È pieno, ma veramente pieno di cose. Io non me lo sono spoilerato perché detesto gli spoiler. E dato che non vorrei fare fake react, voglio proprio vedere come effettivamente giocare a una modpack del genere. Me la godrò appieno giocandomela, proprio così. Oddio, ma c'è pure la barra per sprintare. No, non ci credo, non posso più correre. Quindi devo stare fermo adesso. Ok, a posto. Che le caverne sono un po' buie e si sta facendo pure buio. Ora, io sinceramente non vorrei stare fuori. Magari era meglio stare al villaggio. Noi ci prendiamo le nostre cose, facciamo la nostra crafting table.
Boys! Oggi ragazzi si mangia noodles. Oggi ragazzi si mangia croccante. E tra l'altro guardate cosa ho preso. Un dorayaki. Let's go. E sapete una cosa? Nel mentre che io mangio, potreste lasciare un like? Eh? Alla fine lo chiedo per un amico. Magari lo chiedo io e basta. We eating noodles. We eating noodles. Noodles. Quello non è un pesce normale, o sbaglio? Posso mangiare i miei noodles? Devo mangiare i miei noodles. Però ho visto un qualcosa che mi ha incuriosito. Ho visto un qualcosa di strano qua. Io ho fame, ma ho visto un qualcosa. Cos'è? Un fungo questo? Oh! Cioè, io mi spavento per i salti che faccio. È interessante. Anche io direi di proseguire verso una direzione. Sento l'odore dei noodles sotto il mio naso. Ah! E tu? Ah, bro! È uno zombie normale? È uno zombie guerriero! Ah, bro! Dove sbuchi tu così? No, 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 via, via, via. Quello è lo zombie! Un baby skeleton? Da quando? Oh, 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 oh. È bruttissimo. No, raga. Un'altra tomba. Un'altra tomba. Ma che tipo posso lootare qualcosa dalla tomba? Ti immaginate? C'è qualcosa qua sotto? Non mi fai paura. C'è qualcosa qui sotto? Cioè, la cosa che sto facendo mi sa di illegale. Non mi piace molto questa situazione, ragazzi. Ve lo devo ammettere. Un qualcosa di luccicoso in acqua. E damn! Quanto è grosso quel pesce! Mamma mia, è grossissimo, raga, quel pesce! Ah ah! Nah ah! Ma come? Ma cosa succede? Oh, mi fate sopravvivere una notte? No, cos'è? Un lupo mannaro e niente. Ma la famiglia Griffin? Corri, 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 corri. In tutto ciò non ho ancora mangiato i miei noodles. C'è qualcosa lì. Oddio. Oh mio Dio, la città, ma? Ok, allora, io... Quanto è brutto quella cosa lì. Io, ragazzi, mi vado a nascondere in questa città. Ok, io corro, io corro, io corro, io corro. Non guardo indietro, non guardo indietro, non guardo indietro. Non guarderò indietro, non guarderò... Perché ho guardato indietro? Non lo so, però volevo guardare indietro. Ma cos'è, tipo un villaggio moderno? Ok, c'è l'Iron Golem, mi sento più sicuro. Ci sta una torta, ho sentito un miagolio riecheggiare, tipo. Basta, ma che è sto rumore? Perché tutti corrono? Ah, c'è lo zombie qua, ok. Loot box, altro pane ovviamente. Chiudo la porta, tanto non mi prende. Non è che spacca la porta, ma... Ok, basta. Iron Golem, ma no, tu lo fai, sei in ferie, non ho capito. Ok, io rimarrò qua. Tra l'altro dormo adesso. Non posso dormire, ovviamente. Ci sono mostri. Discocido. Bravo, bravo, GG. Ma chi mi ha messo il ketchup nei pantaloni, scusami? Secchio con pesce tropicale. Ok, mi serve il secchio, non il pesce tropicale. E sapete cos'altro mi serve? Il vostro like. Io ve lo chiederò sempre, ragazzi, perché queste serie non funzionano senza il vostro supporto. Se a voi piacciono, io ve le porto più frequentemente. È una cosa che vorrei portare di nuovo. Dai, ragazzi, faccio sempre PvP. Concedetemelo un qualcosa, uno sgarro, un qualcosa di nuovo. Concedetemelo. Un sacco di lana, ma è inutile. Allora, io direi che per il momento mangio, ok, perché ho fame, e poi tranquillamente riprendo a giocare. Quindi ci becchiamo fra poco. Sheesh! Ok, ragazzi, siamo ritornati. E damn, se i noodles erano buoni oggi. Mamma mia. Non so cosa ci abbiano messo dentro, però, sincero, erano buonissimi. Comunque, non distraiamoci, ok? Concentriamoci innanzitutto. Io direi, dato che siamo qui a perdere un sacco di tempo, la cosa che ci converrebbe fare è procurarci un'armatura. E ciò vorrebbe dire che dovremmo andare in miniera. Ma che schifo, ma perché... Ma ho capito che mob sono questi? Ma cos'è sta roba? Io comunque sto lootando il più possibile, perché ho intenzione poi di farmi una bella casa, o magari usufruire di una casa di qualcun altro. Però per il momento, ragazzi, direi che... Cosa ho appena visto? Vi prego. Cosa sto vedendo? Cosa stanno vedendo? Meno male mi sono girato. Ho appena visto un qualcosa, mi ha incuriosito tantissimo. Era tipo un golem. È morto! Ferro. Ora non so quanto mi convenga andare in caverna, perché è buio. Partiamo con le cose serie, ragazzi. Innanzitutto, io penso di far fuori gli Iron Golem di quel villaggio, perché probabilmente inizierò a spostarmi. E vediamo un po' se magari riesco a farmi, che ne so, uno scudo, perché non si sa mai. La cosa che vorrei fare adesso in questo momento è assolutamente lo scudo. E devo anche vedere se riesco a farmi un'armatura, magari un elmetto in ferro. Non sono citazioni e ispirazioni a caso, ovviamente. Penso che l'abbiate capito. Io sono l'imperatore. Sto scherzando, Kaimi. Oh, sto scherzando. Io sarei veramente curioso di vedere quanti episodi resisto senza mai morire. Iron Golem. Ciao. Oh, sono ben due, tra l'altro. Oh. No, 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 no. Non può passare qui? A posto. Perché è così lento?
No. Trolli, trolli, trolli. Aspetta, faccio un pillar per sicurezza. Guarda qua sopra. Oh mio Dio. No, non me lo lanciare, non me lo lanciare. Non me lo lanciare. Ma che fai? Che stiamo giocando a pallavolo qua? Me lo stavo lanciando addosso. Posso andare qua? Magari non mi colpiscono. Posso anche spammare. Alla fine tanto mi carica lui. Bello, ok. Mi piace sta cosa. Tra l'altro vedo un sacco di puntini gialli nella minimap. Non ho ben capito cosa siano. Penso che siano villagers. Però non ne sono molto convinto di ciò. Grazie. Grazie, mi serviva. No, no, no. Sei qui? Sei qui? Grazie, Villa. Grazie. Fra poco ti ricompenso. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che lo faccio fuori. Non ci credo, ma a pugne. Ah, a posto. GG. Tieni, ti ricompenso. Ti do dei semi. Tieni. Li prendi i semi? No, non li vuoi? Ok, lo vuoi essere. Ok, bro pensa di essere Robin Hood oggi. Ora, possiamo finalmente farci uno scudo. Quindi, facciamo così. Boom. Finalmente ce l'abbiamo a portata di mano. E sapete cos'altro mi faccio? Una bella corazza e un bel elmetto. Anzi, posso farmi solo l'elmetto per il momento. E anche i piedini. Quindi faccio così e così. Cos'è sta roba? Gli zaini! Mi trolli! Quindi abbiamo altro spazio! Perfetto! Ok, va bene, va bene, va bene, sì. Un altro loot box con delle patate, dei pesci tropicali. Non mi è capito perché, tipo, le ceste siano piene di pesci tropicali. Non so quale sia lo scopo, però sapete... Oh, pezzo di ferro! Perfetto. Vedete, ho fatto bene. Oh, ho fatto benissimo! Boys, we did it! Let's go! Ora, vediamo un po' in questa... Damn. Ok. Ho tirato un urlo. Ho visto Herobrine. Bruh. Ho visto Herobrine. Sono felice. Sono casato. Cioè, ok, allora. Ho visto Herobrine per la prima volta nella mia vita. Nel mio mondo esiste. Qui, se non sbaglio, ho visto una cassa, ok? Questa. Ok. Non ci sta nulla. Ragazzi, abbiamo ufficialmente incontrato Herobrine. Tra l'altro volevo spostarmi in barca, però ho cambiato idea. Pensavo di andare verso questa direzione. Comunque raga, siamo messi abbastanza bene. Abbiamo già una spada, abbiamo già un piccone. Per favore ragazzi, non fate caso al mio urlo. È che mi sono spaventato. Cioè non me lo sarei mai aspettato. Non pensavo che si mettesse a correre per poi mettere tutta oscurità intorno a me. E nulla, il mio primo jumpscare ragazzi. Oh mio Dio. Avete sentito Carpe che urla come una checca. Ragazzi, sapete una cosa? Non mi importa. Provate voi a giocarla. No, provate voi a giocarla. A posto di prendermi in giro. Non me lo sarei mai aspettato. Che ne so io. Io non so che mod ci sono qua. Non so manco come funzionano. Non voglio fare spoiler. Oh no, l'erba alta no però. Oh fu. Oh fu. Ma è pieno di cosi. Ma cosa sono questi cosi? Raga, è pieno. Ma... Cioè... È un boss o qualcosa? No, non è un boss. Oh mio Dio, corre veloce. Oh mio Dio, se corre veloce. Oh mio Dio, chi sei quello? Oh mio Dio, cos'è quello? Oh mio Dio, che... Clown? No, ti prego, basta. Dovrei uscire dall'acqua. Non mi fido dell'acqua. Comunque, io per ora sono... Sono abbastanza tranquillo. Ah! No! Ma che è questo? È un pesce! Raga, i pesci mi stanno attaccando! Corri, corri, corri! Sono morto, sono morto. GG, è stato bello conoscervi. Oh mio Dio! Oh! È bruttissimo. Tipo, dovrò giocare in F5 per tipo il 90% del tempo. Va pure in acqua, mi sta proprio seguendo. No, no, ti prego. Io vi giuro che al prossimo jumpscare noi ci rivediamo al prossimo episodio. Oh, Neposchi, no, paura. Io ve lo giuro, ho paura di spostarmi. Ho letteralmente paura di fare qualsiasi cosa. Perché potrebbe succedere... È una mucca, Carpi, è una mucca. Potrebbe capitare... Mio Dio, però, basta. Perché qua è tutto a fuoco e niente? Occhi ben aperti, ragazzi. Ok, obiettivo in questo momento sarebbe trovare un altro villaggio, perché almeno mi posso sistemare. E da lì in poi potrò dare inizio alla mia avventura, perché in questo momento vorrei sconfiggere Herobrine e lo Slender. Cioè, abbiamo letteralmente due boss, se non di più. Cioè, non ho proprio letto la descrizione della pack. Cioè, non so manco come funzioni. So che, tipo, abbiamo l'energia per sprintare, ok? Fino a qua ci siamo arrivati tutti. Però non so cosa ci sia in più, cosa ci sia in meno. Non è di sicuro la RL Craft. La RL Craft è tutt'altro mondo. E non è horror. È tipo... Ma? Ma io volevo crashare. Scusami, cosa è successo? Ah!
qua io non duro un episodio. Io non duro un episodio. Io non ci voglio andare in miniera da solo. Sapete una cosa? Mi porterò qualcun altro in miniera. Questo è poco ma sicuro. Sì, c'è qualcosa qua. Oh! Posso stare qui? È un qualcosa di maledetto? No, perché c'è lo Skulk lì? No, ti prego. Tutto ma non quello, ti prego. Mo c'è il Warden. Volete vedere? Mo c'è il Warden. C'è il figlio del Warden. Me l'aspetto sta cosa. Veramente non sarei più sorpreso se dovessi vedere un qualcosa di strano in questo momento. Mo ragazzi, vediamo il figlio del Warden. Volete vedere? State a vedere. Cosa diamine? Cosa diamine? Ok, io direi di fermarci qua. Dopo questa, veramente, io da solo non ci gioco. Ma che cavolo sta succedendo? E nulla ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bellissimo like ed iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. E fatemi sapere se vorreste un altro episodio su questa serie. Però ovviamente non la porterò più da solo. Non ce la faccio. Ho tirato troppi urli in questo video. Veramente, ma veramente troppi urli. E noi ci vediamo in un prossimo bellissimo video. Bella.